Affascinanti, carismatici, imprevedibili. Se ci siamo innamorati così tanto dei classici Disney, non è soltanto per i loro protagonisti. Anzi, spesso è stato proprio l'inevitabile fascino dei cattivi a farci affezionare a molti cartoni animati. Nel grande calderone disneyano delle cattiverie sguazzano tanti personaggi detestabili, che noi amiamo nonostante siano delle brutte persone. Ma quali sono i preferiti del pubblico? Se lo è chiesto una recente ricerca che ha analizzato le preferenze degli spettatori europei, americani e asiatici, svelando in che modo si differenziano le reazioni degli spettatori in tutto il mondo. Lo studio compiuto ha analizzato i dati di 20 nazioni in cui è attualmente disponibile Disney Plus e ha analizzato il volume delle ricerche riguardanti ognuno dei personaggi e del film in cui sono apparsi, in modo da poter stabilire una classifica. Ecco che cosa è emerso. A livello globale, schiacciante la vittoria dei personaggi maschili. Con Malefica, Grimilde, Ursula e la Regina di Cuori molto lontane dalle prime posizioni. Facendo una classifica generale al terzo posto tra i cattivi Disney più amati in tutto il mondo, troviamo Gaston, il bellimbusto prepotente e vanaglorioso della Bella e la Bestia. Al secondo posto troviamo il mellifluo Jafar di Aladdin, spaventoso a partire dal suo aspetto inquietante da perfetto manipolatore, e protagonista di uno dei pochi sequel di un classico Disney degni di questo nome, ovvero Il ritorno di Jafar. Primo posto che non ci sorprende affatto, perché parliamo di uno dei film più amati nella storia della Disney e di uno dei personaggi meglio tratteggiati dallo studio, sia a livello estetico che caratteriale. Stiamo ovviamente parlando di Scar del Re Leone, perfetto contraltare alla lealtà di Mufasa e Simba, e antagonista che racchiude tutto il marciume fatto di invidia, rancore e rabbia che lo rende un degno personaggio shakespeariano. Questo per quanto riguarda la classifica globale. Soffermandoci soltanto sul pubblico italiano, il podio cambia leggermente. Al terzo posto, infatti, un po' a sorpresa lo ammettiamo, troviamo William Clayton, lo spietato cacciatore visto in Tarzan. Al secondo posto Scar conferma il suo fascino, ma deve soccombere al potere di Jafar, che ha incantato l'Italia conquistando il primo posto. È abbastanza significativo notare come tutti i personaggi in questione facciano parte del cosiddetto Rinascimento Disney, ovvero quel decennio d'oro che va dal 1989 al 1999, in cui la casa di Topolino ha sfornato una marea di grandissimi film l'uno dietro l'altro. Non ci sorprende quindi che siano rimasti soprattutto i loro cattivi a lasciare un segno nell'immaginario collettivo. Quali sono i vostri cattivi preferiti dei classici Disney? Vi ritrovate nei risultati di questa ricerca? Diteci la vostra nei commenti.